il cinese Han Ding, il vincitore del premio internazionale della Fisarmonica 2022. Il giovane musicista a 20 anni è riuscito a iscrivere il suo nome nell'albo d'oro del PIF di Castelfidardo alla finalissima di domenica 2 ottobre, conquistando con i suoi virtuosismi la giuria composta da alcuni dei più importanti docenti di fisarmonica a livello mondiale e presieduta dal titolare di cattedra del Conservatorio Cherubini di Firenze, Ivano Battiston. Han Ding ha conquistato il primo posto battendo il belga Loris Douillet e l'italiano Michele Bianco. Tutti e tre i finalisti, accompagnati dalla Filarmonica della Calabria, hanno suonato ad altissimi livelli, esibendosi nell'interpretazione di un brano inedito composto per l'occasione dal musicista e direttore d'orchestra ucraino Volodymyr Rushak. Premiato dal vincitore della scorsa edizione, il francese Julien Beautemps, oltre a una borsa di studio in denaro, Ding ha ottenuto un ingaggio per la prossima stagione concertistica della Reale Accademia Belga di Mon e l'opportunità di incidere un disco con l'etichetta Nugo di Castelfidardo. La 47esima edizione del PIF, il festival concorso con cui ogni anno Castelfidardo celebra il suo strumento musicale, si è chiusa con oltre 10.000 presenze nei 5 giorni di kermesse, con circa 220 concorrenti da ogni angolo del pianeta e più di 80 eventi tra premiazioni, seminari, mostre e concerti di artisti di prestigio internazionale che hanno saputo incantare il pubblico esplorando le illimitate potenzialità sonore dello strumento amantice.